Sì, è vero, io sono come un artista e ho bisogno di sapere che il pubblico si interessa di me, che... Ma ci sono cascato, eh? Aiutami, Clara! Fammi tornare indietro! Non mi importa di quello che accadrà! Ridammi mia moglie e i miei bambini! Aiutami, Clara! Ti prego! Voglio tornare a vivere! Fammi vivere! Ti prego, Dio! Fammi vivere ancora! Tu hai commesso un reato che ti pone allo stesso livello del peggiore dei delinquenti. Con quale cinismo hai osato rinchiudere quel povero ragazzo là dentro, giudicando da te di non essere responsabile della sua morte? E se David non fosse morto in quel momento? Non hai pensato che forse un medico avrebbe potuto salvarlo? Non hai provato un senso d'orrore a servire il pranzo sulla sua bara? Il tuo comportamento è inqualificabile. Per conto mio potresti anche averlo assassinato. Comunque resta il fatto che è scomparso un essere umano che avrebbe potuto vivere e amare come tu non hai mai saputo. Beh, vuoi vedere il mio passaporto? Il passaporto? Che razza di... Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio? Sì. D'accordo, domani ti ci porto in macchina. Ciao, Herman. State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi, che lo abbia incontrato per caso, lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire, lo abbia aggredito sul treno, lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé. Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa. Volete venire qui, per piacere? Signor Eklund. Sì, un momento, per piacere. Ho da dirvi una cosa. Allora, quelle che sono abbastanza grandi per capire ciò che dirò potranno aiutare le altre che... Ecco, Miss Freneau, alla quale noi tutti abbiamo dato parecchio filo da torcere mentre era... Insomma, mi sfrenò e è andata via. No, non è vero. Diglielo tu, Anna. Perché io? Perché è stata tutta colpa tua. Un momento, dirmi cosa? Che non era un serpente, era questo. Ma quello non è un serpente. Però sembra un serpente. Non è un serpente, zia. Ma sembra un serpente. Sì, sembra un serpente. Glielo dico prima di partire. Io sono innamorato di lei. Cosa? No, aspetti, mi lasci finire. Lei la vita di un militare la conosce, la paga è poca e resterebbe vedova dopo poco tempo. Capito, e ha già pensato ai nomi da dare ai bambini? No, sia seria, la prego. Potrebbe essere il momento più bello della nostra vita. No, quindi. Sono troppo mal vestita. Ma non ne ha di cuore lei. Mi permette almeno di darle un bacio. Oh, mi sento molto onorata, ma no, grazie, non credo di esserne degna. Ci credo, questo discorso lo riprenderemo dove l'abbiamo lasciato. Che distanza c'è da qui a Porta Apache? Il forte è a 35 miglia a sud di qui. Ho telegrafato. Il filo è rotto un giorno sì e l'altro anche. 35 miglia. C'è qualche buona scuderia qui? No. Ma ci sarà il modo di affittare un veicolo? Un che? Una vettura o un mezzo qualsiasi. Qui non c'è niente da dato per lei. Porta Apache. La solita ingratitudine del ministero che scaraventa un uomo in un posto simile. Non c'è rimasto un solo uomo di Bourdette, tranne quelli che sono in prigione. Gli altri sono scomparsi, non credo che avremo sorprese. Cosa ne vuoi fare di quella gente? Vuoi portarli al capoluogo o consegnarli alla polizia? Aspetterò la polizia. Hai più visto la ragazza? Eh? Hai più visto la ragazza? Non ho avuto tempo. La corriera di Fort Worth è arrivata, riparte subito. Viaggia anche di notte. Se io fossi in te me ne accerterei. Non starei ad aspettare con le mani nella cintola. Forse ha bisogno di una piccola spinta per decidersi, ma tu sei l'esperto. Come sai, io le donne non le conosco. Ho deciso di continuare con quegli articoli. Li scriverò come vuoi tu. Voglio anche dirti che ancora non sono convinto della tua innocenza, ma voglio continuare fino alla fine. E ricordati bene, se scopro una sola bugia, ti scriverò un articolo tale che non otterrai la libertà neanche dopo 33 anni. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Va bene, Franco.